Signori, io devo fare un appello. Salvatemi da quest'uomo che spende e spande e non abbiamo più spazio in casa. Ma vogliamo dire le cose come stanno, che ho approfittato di offerte assurde, ho preso certe cose, praticamente tipo lotti di 5 giochi al prezzo di uno. Vabbè, tra l'altro sono acquisti da prima delle vacanze. Sì, che non vi avevamo ancora mostrato perché abbiamo dato la priorità ad altre cose. Mannaggia, questo raffreddore non mi passa più. Ma nessuno ti stava dicendo niente, ragazzi, scriveteglielo. Ma io mi sento male, cioè mi sento io stesso male, la voce. I responsabili PR, diciamo, di Destiny 2 ci hanno mandato dei biscottini a tema Destiny 2, il nuovo contenuto, ovvero stagione dell'alba. Ma ragazzi, queste cose si mangiano o no? Ma queste, allora, per collezionismo, queste fra 2 anni saranno incenerite. Grazie mille, grazie mille. Un bell'omaggio, dai. Bell'omaggio, non male, però che... non so se mangiarli o meno, sono indecisa. Che non ci spingerà a giocare a Destiny, però magari c'è del veleno. Oh, poi tra l'altro, vedete, poi dice, ma chi vi caga, Player Inside? Attenzione, perché CD Projekt Red ci ha mandato una cartolina d'auguri. Una letterina. Scritta a mano. Ma vi rendete conto? C'è scritto ciao Maria Elisa, ciao Maria Elisa Gianluna, ciao. Tanti auguri di buone feste e felice 2020. Non vediamo l'ora di farvi vedere e provare Cyberpunk 2077 quando sarà pronto. Ci vediamo a Night City. A presto, Alessandro. Ringraziamo Alessandro Fileni, che è il responsabile, diciamo, della comunicazione per l'Italia, che veramente apprezziamo queste cose. Grazie, apprezziamo mille. Tantissimo, e non vediamo l'ora noi di giocare Cyberpunk. Però qualche biscotto pure vuoi poter mandare. Vorrei ficcare dentro, cioè, messo male. C'è il panettone di Doom e biscotto, però... Tra l'altro, che cosa vuol dire non vediamo l'ora di farvi provare, di che voi proviate? Magari in anteprima. Oppure non vediamo l'ora che ve lo compriate e va qualcuno. Esatto. Lo compreremo senza... Anzi, in realtà abbiamo già prenotato la collector, sì, quindi vero. Alessandro, puoi anche risparmiarti il codice promo con noi. È vero. No, mandacelo se ce lo devi mandare prima, così noi possiamo metterci le mani su prima e lavorare meglio. Ecco. Questo sì. Poi, attenzione, perché Nintendo ci ha mandato questa agenda che ho visto, ha mandato anche a Sabaku e tanti altri influencer. E questa è un'agendina per i numeri, cioè proprio una classica vecchia rubrica. I numeri di telefono. Per i boomer che non scrivono. Mia nonna la usava sempre. E appunto. E mia nonna tra l'altro prendeva 7 righe di ogni parte, di ogni pagina, perché non è che scrivesse proprio perfettamente. Ma è carina sta cosa. 2 regali da parte dei nostri funs. Da parte, esatto. Allora, innanzitutto ringraziamo L'altro. Okay. Simone, sì. Non dico il cognome, lui di volte dice no, allora devi dire anche la... Ringraziamo Simone. Ma che cazzo stai dicendo? Cosa stai dicendo? Allora, ringraziamo il nostro Simone Guastella, tanto c'è scritto qua, se non lo dico sì, c'è scritto, vedete? Anche se sembra ci sia scritto Simone 9 Guastella. È vero, io 9 Guastella. Però... che ci ha mandato questo gioco Golf Express, ragazzi, esatto. Che ha fatto lui, è un gioco da tavolo. Sì. Lui è l'autore. È fatto bene ed è molto semplice in realtà e lascia molto spazio all'immaginazione, cioè sì. Dovete creare delle situazioni non dissimili dal gioco dei dadi con cui appunto si suggerisce un argomento. Mi è venuta un'idea. Si deve. Ci giochiamo in live. Ci giochiamo in live? Dai, cioè, lo possiamo fare, lo possiamo là, fare alla piccole ma parenze. Non è da 4 a 8 persone com'è? Forse in 2 non si può giocare. C'è scritto 4-8, hai ragione. 4-8. Porca miseria, va bene. E invitiamo Simone. Invitiamo Simone. E ne serve sempre un altro. E un altro lo troviamo. Va bene, va bene. E ringraziamo Andrea Cosmic Joker. Andrea Cosmic Joker, il nostro Andrea, ragazzi, che ci ha fatto un bel regalone, ovvero si sapeva che siamo appassionati, soprattutto io, di artbook. E questo qui di Bayonetta 2, onestamente, è tutto da sfogliare. Ci sono immagini molto belle. Faccio vedere perché tanto... Hai visto tu già cose? Sì, io già ho visto cose. Ragazzi, io... Madonna, ragazzi. Che belle. Ma vedete, qua ci censurano il canale. Madonna. No. Vabbè, su questo mi arrendo, sta, ragazzi, mi arrendo. Qua. Quando avrai le gambe di 1,93 m. Prima di passare a quello, passerei all'altro regalo del fratello di Simone. Ah, giusto, giusto, che ci ha portato comunque Simone. Ringraziamo il fratello di Simone, ovvero Fire Emblem Warriors, la limited edition che non avevo. E io tipo così per scherzare, dicendo a Simone, ho detto, ma sai che mi manca questa. E lui mi ha fatto vedere la foto che ce l'aveva. Ok, è tua. Grazie al fratello di Simone, insomma, ringraziamo, che tra l'altro ha un negozio ad Avola. Ad Avola. Che è Game Time. Oh, io direi di proseguire con una sorta di galore. Con di, i tuoi acquisti. Sì, i miei acquisti del Black Friday, che facciamo vedere soltanto adesso. Allora, Far Cry New Dawn, l'ho preso a una bazzecola. Ce lo avevamo. 9,90€, no, avevamo il codice, mannaggia la miseria. Ah, già, vero. Questo non è avere i giochi, non avendoli fisici. Giusto, collezionisti all'ascolto, fisici. Giusto. Star Ocean, attenzione, Integrity and Faithless.
Faithlessness ogni volta. Comunque, anche questo l'ho preso a una miseria, tipo 9,90€. Comunque, durante il Black Friday, 9,90€ una bella pizza. Questo era un acquisto d'obbligo, ovvero Shenmue 1 e 2, perché volevo recuperare, cioè su generazione attuale Shenmue 1 e 2, nonostante li abbiamo già giocati, però volevo vedere, insomma, come erano in versione, come fossero i giocatori senza lenti. In versione remastered, in versione remastered. Attenzione, qui passiamo a Switch per poi ritornare a PS4, li ho messi a cazzo, sì, scusate, ovvero Unravel 2. Anche questo ce l'avevamo, ma non per Switch, anche questo preso una miseria. Questo per Switch è perfetto. Questo in realtà è costato 15 euro. Ah, quindi qua due pizze. Però su Switch era perfetto per 15 euro per un gioco Switch. Una pizza in Giappone, poi, però, Attenzione, poi Sega Mega Drive Classics, questo qui lo volevo alla grande. Questo ci sta alla grande. Sì, ok, voi mi direte emulatori, ROM, d'accordo. Ma volevo fare le cose legali. Esatto, ragazzi, legali. Bella, ottimo questo, ragazzi, sto cominciando a leggere guardando così. Mamma mia, che boomerazza. Ci stiamo non arrivando. Non esagerare, perché non, no, è scherza, vero. Non è vero, non diciamo, è vero. Poi abbiamo Sonic, Sonic Mania Plus, che è però l'edizione da collezione che dentro contiene anche un artbook. Perché questo formato? Cioè mi sconsi, sì, tu Sega, mi sconsi tutto. La disposizione dei giochi su Switch. Quando l'ho preso pensavo che fosse della stessa dimensione dei giochi per Switch. E invece no. Adesso devo buttarlo, no. Kingdom Hearts The Story So Far. Questo era un po' indeciso, però ho detto di Kingdom Hearts, volenti o nolenti, che ci piaccia la serie oppure no, tutto sommato ce li abbiamo tutti. Tanto vale prendere questo. A me la serie piace. Ragazzi, 11,90€ lo prendo. No, ci sta, hai fatto bene, fatto bene. Questo non poi, Yakuza Kiwami 2, che mi sono reso conto che non ce l'avevamo. Cioè, che non ce l'avevamo in versione fisica, ed era l'unico che ci mancava, quindi l'ho preso subito. Fatto bene. E non è costato neanche 18€. Quindi bene così. Neanche 18€ cosa significa? 17,99€? Tipo 17,47€. Perché il Black Friday è così, metto i prezzi un po'. Poi Secret of Mana, questo lo volevo prendere anche. E poi Judgment. Judgment che ho preso anche questo, una miseria. Veramente neanche 20€. Ma non ce l'avevamo Judgment? No, avevamo fisico. Il codice. Avevamo solo il codice. E avevamo la versione giapponese, quello con Pier Tag in copertina. Vale. Ora direte perché niente giochi Xbox One. I giochi Xbox One li avete visti nella scorsa puntata, li ho presi in Giappone, in versione giapponese, perché tanti di questi titoli non esistono in versione Xbox One, oppure avendoli già giocati su PS4 e quindi con i trofei sbloccati su PS4, ho deciso semplicemente di dare una continuità anche fisica in versione PS4 e in versione Switch. Però io all'occorrenza, ragazzi, per Xbox One ho preso un sacco di cose, noi abbiamo un sacco di cose per Xbox One. Namco Bandai, Bandai Namco, insomma, nella persona di Federica Brena, che ringraziamo sempre tantissimo. Grazie Federica! Ci mandano tante cose, ci ha mandato One Piece World Seeker, la Pirate King Edition. Il gigante! Che in realtà non è una collector's normale, è un press kit. Cioè, in realtà è un press kit. Questo è, lo danno praticamente alla stampa per fare le recensioni. No, ma meraviglioso! Ora, vediamo dentro cosa c'è, lo scopriamo insieme. Questa è una mappa che sembra una mappa in tessuto. In tessuto, attenzione. Non la spiego, ragazzi, però insomma è una mappa in tessuto. Ok. Poi, il press kit nel vero senso della parola, sì, ovvero ciò che illustra il gioco. E poi c'è una lamina. Artwork. Sì, in lamina. In lamina, bello pesante. Non è lamina, è cartone. È cartone bello resistente. Pesante. Sì, chi è questo? Rufy. Sì, ma in versione italiana come si chiama? Rufy. Rubber. Ah, Rubber, sono Rufy, vabbè. Il secondo tentativo era Ramona Badetti. Una cannula. Si deve infilare nel posteriore di... No. Si deve infilare... Ah, sì, serve a tenerlo proprio su per il... Sì, si infila. Ah, ragazzi, che impressione, cioè, guardate. Si infila proprio lì. Ah, guarda che bellino. È molto bella in realtà. Molto è carina. È molto bella la statuetta. Così come sembra molto bella anche questa. Questo, signori. Perché è bello, però. È fatto una qualsiasi cosa sia, è bellissimo. Allora, è la carrozza di Cenerentola. Ma perché è unta? Oddio. È unta? Sì. Ma non è vero. È perché mi si è unto la... Che schifo. Io non sento la mazza da giorni ormai. Vabbè, non ha importanza. Comunque, è questo, ragazzi. Qualunque cosa sia, un colore stupendo. Allora, è bellissima da vedere. Sì. Si appoggia così. Sì. E praticamente... Ok, si sfila sempre dall'ano. Ani, per favore, anati. Ecco, anato. Bene, molto bene. Devo dire che sono due belle statuette. Molto questa, carine. Questa è una bella cosa. Ah, se fossimo solo un po' più appassionati di questa serie. Peccato. Comunque, voi appassionati di One Piece ci scuserete, non è campo nostro, neanche in ambito videoludico, perché, come dire, se non ci interessa l'anime e il manga, è chiaro che non proseguiamo neanche in termini videoludici. Già Dragon Ball, per esempio, sì, perché mi è interessato in passato. Sì, beh, quello lo conosci. E le statuette di Dragon Ball mi interessano moltissimo. Però, al di là di tutto, questo è qualcosa di prezioso, perché ricade
nell'ambito videoludico, perché sempre di World Seeker, che è un videogioco ed è un press kit. I press kit sono qualcosa di esclusivo e quindi mi piacciono a prescindere dal gioco che c'è, anche perché non sono in vendita, per cui quando ce li mandano questi si tengono gelosamente, si custodiscono, sia che interessi il gioco sia che non interessi. Questa è una cosa molto bella. Noi vi ringraziamo ragazzi veramente e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, ciao. Oops.